Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo, molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma fra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Sorelle e fratelli carissimi, questa domenica, ventunesima del tempo ordinario, ci presenta la conclusione del discorso del pane di vita che Gesù fece nella sinagoga di Cafarnao e che noi abbiamo letto un po' per volta in tutto il mese di agosto. Siamo giunti alla conclusione e quindi bisogna tirare le somme di quello che il Signore ci ha proposto e di quello che noi siamo disposti a fare. Domenica scorsa Gesù ci ha presentato la sua carne e il suo sangue come qualcosa che dobbiamo mangiare e bere se vogliamo la vita eterna, la vita dell'Eterno. Naturalmente Gesù non ci sta invitando al cannibalismo, Gesù ci sta chiedendo di assimilarlo nella nostra vita, ci sta chiedendo di far nostra la sua parola, di far nostra la sua vita. E questo le persone che lo stavano ad ascoltare lo avevano capito benissimo, perciò la maggior parte della gente se ne va via. Perché la maggior parte della gente era andata dietro a Gesù equivocando ciò che Gesù aveva detto e ciò che Gesù aveva fatto. Il grande segno della condivisione dei pani, che era stato sufficiente per sfamare 5.000 uomini senza contare le donne e i bambini, era stato fatto dal Signore Gesù per indicare la strada attraverso la quale risolvere la fame del mondo, attraverso la quale formare un'umanità nuova in cui ci sentiamo tutti fratelli e sorelle perché figli dello stesso Padre. Una umanità in cui ci sentiamo un'unica grande famiglia in cui ognuno si preoccupa dell'altro. Invece la gente aveva equivocato, aveva visto in Gesù un salvatore facile, un risolutore dei problemi materiali. E Gesù aveva dovuto dire loro: «Vi siete sbagliati. Non è questo quello che io sono venuto a fare». E per questo motivo molti se ne andarono. Del resto, non avevano accettato che Gesù dicesse di sé di essere la sapienza del Padre incarnata. Non avevano accettato che Gesù dicesse di sé di essere il pane della vita. Per loro, come abbiamo già visto nelle domeniche precedenti, il pane della vita era la legge, la Torah, e Gesù non poteva essere il Messia annunciato dai profeti perché di lui sapevano chi era il padre, la madre, i parenti, da dove veniva. Se ne vanno, ma se ne vanno tristi perché hanno perso l'opportunità di percorrere la strada della vita. Hanno perso l'opportunità di trovare la risposta
al desiderio che abita il cuore di ogni uomo da quando l'uomo è apparso sulla terra, cioè avere una vita senza fine. Del resto che questo è il desiderio di tutti, ce lo dicono anche i miti dell'antichità. Gli antichi greci, i romani, gli egiziani, tutte le popolazioni del Medio Oriente dicevano: gli dèi ci hanno fatto una bella sorpresa, hanno tenuto per sé la vita immortale e a noi hanno regalato una vita mortale, tanto che da sempre gli uomini si chiamano immortali. Gli immortali erano gli dèi. Gesù dice: io vi do una vita che dura per sempre, io vi rendo immortali, ma non secondo quello che pensate voi, secondo il progetto di Dio. Quindi che la gente se ne sia andata ci può stare, non ci meraviglia. Oggi noi vediamo qual è la reazione dei discepoli, qual è la reazione dei 12 apostoli, cioè di coloro che in un qualche modo conoscevano meglio Gesù, avevano fatto esperienza della sua amicizia, avevano condiviso con lui molto tempo, avevano ascoltato molte parole dette da Gesù, erano stati testimoni di molti segni fatti da Gesù. Probabilmente da loro ci saremmo aspettati una reazione diversa. Avendo visto quello che Gesù aveva fatto, avendo ascoltato quello che Gesù aveva detto, ci saremmo aspettati un'adesione entusiasta, ci saremmo aspettati un'adesione immediata, totale. Signore, noi siamo dalla tua parte, noi sappiamo che tu sei il Santo di Dio, noi sappiamo che tu sei il Figlio di Dio, come facciamo ad andarcene? E invece una parte di equivoco era presente anche nella loro mente e nel loro cuore. Se la gente era andata da Gesù per seguirlo come salvatore facile, come risolutore di problemi materiali, alcuni fra i discepoli erano andati da Gesù per avere successi, per avere onore, per avere posti importanti nella società. Non possiamo infatti dimenticare un'altra pagina del Vangelo in cui addirittura Giacomo e Giovanni chiedono a Gesù di sedere alla sua destra e alla sua sinistra nel suo regno. E non possiamo dimenticare la reazione sdegnata degli altri apostoli, i quali si vedono anticipati dai due fratelli in questa richiesta che forse anche loro avevano in animo di fare al Signore Gesù. E allora Gesù non si preoccupa di questo, non si meraviglia, non si scandalizza. Sa che sono persone umane, fragili, deboli. Sa che sono persone che devono ancora comprendere fino in fondo la sua proposta di vita. Sa che non è semplice aderire alla sua proposta, la proposta di una vita donata, la proposta di vivere la vita al servizio degli altri per amore, a servizio di tutti gli altri, anche dei nemici, anche di coloro che ci hanno fatto del male. Sa che non è semplice rinunciare a ciò che ti suggerisce la carne, la fragilità dell'umanità. Sa che non è facile rinunciare all'egoismo, all'orgoglio, alla superbia, ai suggerimenti del tornaconto umano, perché lui stesso, Gesù, ha dovuto subire le tentazioni, lui stesso ha dovuto far forza per dire no alle proposte del demonio, alle proposte di Satana, che lo voleva dividere, diavolo questo significa, dal progetto di Dio, dalla relazione d'amore con il Padre. Quindi Gesù non si scandalizza, ma non fa sconti. Gesù dice: questa è la mia proposta, questo è il pacchetto che vi propongo, e questo pacchetto va accolto nella sua interezza. Questa proposta va fatta propria nella sua totalità. È difficile, ma sappiate che lo sarà ancora di più. Se è complicato oggi per voi dire il vostro sì,
dare la vostra adesione alla proposta di una vita donata, immaginatevi quanto vi sarà più complicato quando io sarò tornato al Padre, quando io dopo la risurrezione ascenderò al cielo. Ma non vi preoccupate, io vi mando lo Spirito, io vi do lo Spirito che è Spirito d'amore e Spirito di vita. E fate attenzione, perché se voi rinunciate a questa proposta, voi state distruggendo la vostra vita, voi state rovinando la vostra esistenza, voi state gettando via il dono della vita che il Padre vi ha fatto. Questo è l'accenno a Giuda, colui che lo consegnerà, colui che lo tradirà, non tanto al Giuda storico, quanto al Giuda che è presente nel cuore di ciascuno di noi, perché ciascuno di noi, come Giuda a volte, è un antidiscepolo. Ciascuno di noi, come Giuda, a volte vuole proporre una strada diversa alla sua vita e addirittura al Signore stesso. Gesù, ripeto, non fa sconti e con grande chiarezza dice: è bene che voi abbiate preso questa botta, è bene che voi abbiate capito che seguirmi non significa soltanto dire qualche preghierina, partecipare a qualche celebrazione, fare qualche digiuno, offrire qualcosa in elemosina e cose di questo genere. Seguire me non significa soltanto farsi il segno della croce quando si sale in macchina affinché non ci succeda nulla e non prendiamo multe, o fare il segno della croce all'inizio di una giornata lavorativa perché il Padre possa benedire i frutti di quella giornata. No, non è solo questo. Gesù ci dice: è ora di scegliere. Questo è un momento di crisi, è un momento in cui bisogna fare discernimento, bisogna fare chiarezza e prendere una decisione che arriva fino in fondo. Proprio come fece Giosuè con il popolo degli ebrei all'ingresso nella terra promessa, episodio che ci viene ricordato nella prima lettura. Giosuè dice: oggi dovete scegliere se servire il Signore o servire altri dei, se servire Yahweh che ci ha liberato dalla schiavitù dell'Egitto e attraverso il deserto ci ha portato alla terra promessa, la terra della libertà, oppure se fare scelte diverse. Io e la mia famiglia scegliamo il Signore. E tutto il popolo con lui dice: anche noi scegliamo il Signore. Oggi siamo chiamati anche noi a scegliere anche nelle cose della vita quotidiana, come ci suggerisce San Paolo, parlando del rapporto fra marito e moglie e paragonandolo a quello fra Cristo e la sua Chiesa. Dobbiamo scegliere se il nostro matrimonio deve essere espressione di un amore unico, totale, fedele, fecondo, se il nostro matrimonio vuole essere un sacramento, cioè un segno dell'amore di Dio per l'umanità, di Gesù per la sua Chiesa, o altra cosa, soltanto seguire gli istinti, seguire il piacere, stare con una persona finché ci conviene. Gesù ci chiede di scegliere. Dalla crisi si può uscire sconfitti o si può uscire rinnovati, migliorati, cambiati in bene. Ecco cosa deve fare oggi la Chiesa, cosa devo fare io, cosa dovete fare voi, scegliere. E San Pietro, che come spesso capita, parla a nome degli Apostoli e a nome di tutti quanti noi che siamo i discepoli di oggi, ci indica qual è la strada. Ad un certo punto, vedendo che anche molti dei suoi discepoli erano andati via, Gesù pone ai dodici la fatidica domanda: volete andarvene anche voi? Il testo, a dire il vero, suggerisce una domanda con un tono più bonario, più amichevole. Non è che ve ne volete andare anche voi? E San Pietro risponde:
Signore, da chi andremo? Questo è il motivo per cui vedete davanti a me la copertina del Catechismo degli adulti che per molti anni ha accompagnato la vita di fede degli adulti della Chiesa italiana. Anche noi, come lui, dobbiamo dire Signore, da chi andremo? E anche noi, come lui, dobbiamo dire Tu solo hai parole di vita eterna. Bellissima questa espressione. Pietro riconosce che in mezzo a tutte le bellezze del mondo, in mezzo a tutte le ricchezze del mondo, l'unica a donarci la vita dell'Eterno, la vita che non muore, la vita che dura per sempre, è la proposta che ci fa Gesù, è la sequela che il Signore ci offre. E allora anche io e anche voi diciamo in quest'ultima domenica del mese di agosto, Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna.